Buonasera, buonasera a tutti, buon giovedì e oggi faremo due ricette, come promesso, due ricette di Pasqua, due importanti ricette, una dolce e una salata. Allora vediamo, io vi guardo da qui, vediamo se vi è arrivata la notifica, così io vi guardo direttamente da qui. Allora, spero che mi sentiate bene, mi sentite? Vediamo, eccoti qua, ciao Anna, ci sei? Mi senti Anna? Si sente bene? Allora, che cosa volevo prima di iniziare a parlare delle nostre... Ciao tesoro, ok, prima di parlare delle nostre ricette di Pasqua, volevo ringraziare alcuni di voi che mi hanno messaggiato in privato e rispondervi pure perché non ho avuto poi tutto questo tempo di farlo. Allora c'è Monica Paolino che mi diceva che la pizza di carciofi, avete visto quella che ho postato ieri, in Liguria si chiama torta pasqualina e la si fa allo stesso modo farcita sempre con ricotta e carciofi, solo con le uova intere. Quindi grazie per la tua spiegazione, me l'hai mandata in privata, ti ringrazio tanto. Poi c'è Lella Vallone che è di Salerno e mi diceva che le mie ricette si sposano bene con le sue tradizioni, pure perché lei è d'origine campana. Ti saluto, un bacio, e mi dicevi se vieni a Procida sicuramente ci incontriamo. Un bacione tesoro. E poi ci sono tante altre persone che mi hanno messaggiata, c'è anche un'Anna che ha fatto una bellissima colomba e l'ha mandata sul post in pagina qui da noi, insomma, e ha fatto una colomba bellissima e sicuramente buonissima al cioccolato. Allora, detto questo, grazie a tutti quanti voi e buonasera a chi si è connesso adesso, vediamo chi inizia ad esserci con noi. Io ho qui il telefono, quindi vi guardo da qui. Mi vedete in questa posizione oggi perché? Perché andiamo a fare due must della cucina campana e procidana, perché vi darò la mia ricetta di famiglia. E del tortano, sugno e peli, quindi andiamo a fare un salato e di un panettone di zucchero, che mia mamma chiama panettone di zucchero, che si fa proprio nel periodo di Pasqua. Allora, il tortano, io in realtà le due ricette già le ho preparate e ce le ho qui. Allora, questo è il panettone di zucchero e questo qui, se voi riuscite a vedere, è il tortano sugno e pepe. Dopo ve lo faccio vedere da vicino, apriamo la fetta insieme. Perché? Perché per il tortano sugno e pepe ci vorrà un po' di tempo di lievitazione. Per invece il panettone di zucchero non ci vorrà tempo di lievitazione perché si impasta e si inforna, ma ci vuole un pochetto di tempo per la cottura. Quindi per evitare sempre i lunghi tempi di attesa, ho cercato di velocizzare, ma lo faremo insieme, e l'uno e l'altro. Allora, vediamo chi sta con me. Buonasera a tutti quanti, io mi alzo le mie maniche, metto il grembiulino e iniziamo a preparare il lievitino per poter realizzare il tortano sugno e pepe. Allora, mettiamo il grembiulino e nel frattempo saluto Lina, c'è Giovanna, buonasera a tutti quanti voi, vediamo chi c'è, Anna Maria, buonasera, Aoletta, eccoti qui, Giuseppina, non potevi mancare, vero? Allora, che cosa faremo? Innanzitutto andiamo a fare il lievitino. Allora, io prendo questo contenitore e inizio a versarci dell'acqua. Prima di fare questo volevo farvi vedere una cosa importante, che è una cosa importante per me. Questo è il primo diario, un diario semplicissimo, ve lo faccio vedere da vicino e vengo da vicino io perché sono troppo lontana, delle ricette di mia mamma. E proprio su questo qui, c'è la ricetta e del panettone di zucchero e del tortano sugna e pepe. Quindi qui c'è scritto tutto e io stasera lo vado a leggere. Non perché non mi ricordo la ricetta, ma perché voglio tenere questo diario con me e ve lo farò vedere. Eccolo qua. Allora, che cosa facciamo? Vado ad aprire la prima ricetta, che è il tortano sugna e pepe, che sta qui. Allora, la prima cosa che dobbiamo fare è versare un quarto di farina in questo contenitore. Voi sapete che io ho sempre il mio bicchiere dosatore
dopo vi rispondo tutti, ma iniziamo a fare un attimo questo perché deve riposare almeno un quarto d'ora. Allora, questi sono 200 grammi, andiamone a mettere altri 50 e va bene così. Dopodiché andiamo a prendere, che cosa? Qui mi dice un bicchiere di latte ed acqua, quindi mischiato insomma insieme, dove andiamo a sciogliere un cubetto di lievito, quindi 25 grammi. Allora, che cosa facciamo? Mettiamo il cubetto di lievito qui e andiamo ad aggiungere un mezzo bicchiere di latte, vedete? E andiamo ad aggiungere mezzo di acqua. Ecco qua, mescoliamo, facciamo sciogliere, quindi mescoliamolo un attimino, lo facciamo sciogliere e poi lo mettiamo nella farina. Le origini del tortano sono antiche, eh? Infatti un pane povero nasce come pane povero, nasce nei primi, nel 600 più o meno, ed è una ricetta prettamente campana. Si chiama pane povero perché inizialmente si utilizzava soltanto farina, acqua e ovviamente lievito. Poi col tempo l'abbiamo arricchito in gusti e sapori, aggiungendo ovviamente salumi e formaggio. Ma dietro a questo tortano c'è comunque una storia. Una storia nel senso che dei simboli, no? Perché? Perché la farina è comunque un simbolo che si rifà a un simbolo cristiano, perché con la farina noi facciamo il pane. È quindi un simbolo per eccellenza cristiano. Poi il tortano, noi nel tortano mettiamo il pecorino si fa con latte della pecora, quindi l'agnello che si rifà al simbolo cristiano che è la purezza. Le uova che sono la rinascita, rappresentano la rinascita e quindi la risurrezione di Gesù. Quindi tutto si rifà alla religione cattolica. E quindi questo è dietro a questi, insomma, in queste ricettine ci sta sempre qualche simbolo cristiano. Allora, che cosa facciamo? Andiamo ad aggiungere quindi il nostro lievito sciolto in acqua e latte e andiamo ad aggiungere semplicemente un cucchiaino di zucchero, o se avete un cucchiaino di miele, io cucino lo zucchero, qui andrò a mettere questo. Mettiamo questo, mescoliamo e lo lasciamo un attimino da parte, lo facciamo stare un pochetto da parte. Perfetto, la consistenza deve essere questa, vedete? Non deve essere liquida, ma deve essere molto corposa. Quindi lo lasciamo stare e lo vado a coprire con un coperchio semplicissimo. Eccolo qua, copriamolo e lo lascio qui. Ok. Fatto questo, adesso che cosa facciamo? Per evitare di non perdere troppo tempo, fatemi vedere chi ci sta. Allora, buonasera a tutti. Qui i messaggi scorrono velocemente. Va bene, che cosa facciamo? Prima di continuare con il tortano, perché abbiamo detto il lievitino, lasciamolo riposare un quarto d'ora, iniziamo a prepararci il nostro panettone di zucchero della nonna che si fa qui da noi a Pasqua, che è semplicissimo e veramente ci vogliono pochissimi ingredienti, ma il risultato è buonissimo. Quindi iniziamo a preparare, a prendere la nostra ciotola e andiamo, io leggerò sempre qui le ricette della nonna, della mamma. Allora, che cosa facciamo? Mettiamo 4 uova e ne mettiamo 2 intere, e poi ne mettiamo 2 soli rossi. Okay. Aspettate che dopo mi giro e vi saluto tutti. Facile, facile, veloce, veloce. Mario, ti ho visto. Lo slogan, facile, facile, veloce, veloce. Una favola. Ecco qua. Dopodiché, prendo una forchetta e iniziamo a girare. Aggiungiamo un pizzichino di sale. Ecco qua. Andiamo ad aggiungere lo zucchero. Lo zucchero che è 400 grammi. Quindi andiamo a mettere 400 grammi.
100 grammi di zucchero. Ecco perché si chiama panettone di zucchero. E mescoliamo. Dopodiché, questo si fa col burro. Se a voi piace, potete farlo anche con la sugna. Io lo farò col burro. Allora, Carmela, ciao. Buonasera a te. Rosaria Costagliola, buonasera. Allora, che cosa andiamo ad aggiungere? Una tazzina di strega, liquore strega. Se a voi non piace, aggiungete quello che vi pare. Anche il rum va benissimo. Mescolate. Dopo qui dobbiamo andare di mani per forza. E chi è questa? Ciao Giovanna! Serenella, eccoti! Facile, facile, veloce, veloce, una favola! Mescolate per bene. Poi che cosa andiamo a fare? Andiamo a mettere il nostro burro, che è a temperatura ambiente, ed è un quarto di burro, ok? Quindi andiamolo a mettere qui. E qui adesso devo andare per forza di mani, perché lo scioglierò con le mani. Se voi avete il robot, fatelo tranquillamente con, insomma, l'impastatrice, quello che avete. Vado di mani e poi andiamo ad aggiungere anche mezza bustina di lievito per dolci istantanei. Quindi vado a mescolare tutto. E poi prendiamo la nostra farina, che inizialmente non ci serve perché devo sciogliere con le mani, ok? Quindi facciamo così, vado, un pastocchio, come dico io. Ciao Lori, Antonio, buonasera, grazie per le tue spiegazioni sempre, Antonio, Tonino, un bacio a tua moglie Pina. Allora, chi ci sta più qui? Salvo, buonasera. Allora, deve diventare praticamente una crema, ok? Fate col frustino, fate con il robot, fate come volete. Io con le mani mi trovo bene. Faccio così. Allora, qui praticamente ci vorrà mezzo chilo di farina, ma in realtà mezzo chilo non sarà. Ce ne vorrà qualcosa in più. Allora, iniziamo ad aggiungere il primo bicchiere. Primo bicchiere, i primi 200 grammi, altri 200 e iniziamo a mescolare con le mani. Nel frattempo il nostro lievitino è in fase di crescita, quindi lasciamolo stare lì e dopo ci facciamo il tortano, sugna e pepe. Allora, Maria Madigliano, buonasera. Nicoletta, ciao. Dopodiché io vado di mani e portiamo tutto sul piano di lavoro. Allora, io mi sono sporcata nuovamente di farina, ma che ce ne importa? Allora, facciamo così. Togliamo un po' di cosette, portiamo sul piano di lavoro, così vi faccio vedere la consistenza. Quindi abbiamo aggiunto 400 grammi di farina. A noi sicuramente servirà un qualcosina in più. Andiamo a mettercene altre 200, quindi siamo a 600. Allora, ciao Michela, chi sei? Cosa prepari di buono? Stiamo facendo il panettone di zucchero che si fa a Pasqua, che è una ricetta procitana, e poi il tortano su e pepe. Ok, impastiamo. Deve risultare una sorta di, appunto, pasta frolla. Allora, voi se dovete raddoppiare e non volete più grande, cioè dovete farne altri, potete raddoppiare le dosi tranquillamente. E viene una favola. Vediamo chi c'è qui. Filomena, buonasera. Buonasera Patrizia, ciao. Anche con i capelli legati. Ah, ciao, grazie. Ogni tanto cambiamo, no? Vero? Quindi dicevo, questo panettone qua di zucchero, in realtà, noi qui abbiamo anche un altro panettone di zucchero, che è quello un po' più elaborato, che non a tutti piace. Ed è ancora un'altra ricetta, che si fa sempre il giorno, si fa il giorno prima, usano mettere tantissime uova, e come lievito l'ammonia, che è un panettone proprio antico, 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 antico. Io non lo faccio quasi mai quello, perché veramente non piace, però è un panettone antico.
Invece questo qui si rifà più o meno, mettiamo un'altra manciata, si rifà più o meno a quello antico, ma che comunque è molto più, un poco più morbido e si mantiene più giorni, non secca subito. Invece quello lì era fatto apposta da inzuppo nel latte, nei liquori, no, una volta. Invece questo qua lo si può mangiare tranquillamente anche per colazione, con un po' di marmellata, un po' di cioccolato, insomma, è buono. Allora, la consistenza deve essere questa. Quindi abbiamo aggiunto, avete visto, 600 g di farina più una manciatina, quindi diciamo più o meno 650 g, non di più. Asciughiamo per bene tutto il piano e l'impasto è pronto. Ciao Maria! Eccolo qua, Pina! Che fai a volo? Ti spieghi che fai a volo? Allora, fatto questo, abbiamo fatto il nostro panettone. Mi sciacquo un attimo le mani, prendo lo stampo e lo piazziamo. Aspettate. Allora, presto presto, perché ho le mani di farina, di uova e di tutto il composto. Ok, prendiamo lo stampo. Questo è uno stampo da 26 cm. Lo vado ad imburrare e infarinare, voi come ben sapete, con il mio spray staccante, base e latte, e poi niente, facciamo la classica ciambella. Facciamo, aspettate un momento, non vedete, facciamo una classica ciambella, vedete la consistenza, vedete? Bella morbida. Quindi andiamo a fare una ciambella, infarino un po' le mani, una ciambella, la chiudiamo, chiudiamo le due estremità e lo piazziamo nel nostro stampo. Dopodiché andiamo ad infornarlo, eccolo qua, andiamo ad infornarlo in forno ventilato a 180 gradi, questo deve essere, vedete? Così, a 180 gradi per 50-55 minuti. Se vedete che la parte superiore e i bordi si scuriscono troppo, coprite con un foglio di carta alluminio e abbassate di 10 gradi la temperatura a 170. Va bene? Quindi questo deve essere, insomma, deve cuocere così come sta per 50-60 minuti. Poi prendete se secondo voi, perché quando andate a mettere lo stuzzichino all'interno, vi rendete conto che è asciutto, perché l'impasto deve risultare asciutto, quindi non vi fate ingannare, deve risultare asciutto. Ok? Quindi questo qui è il panettone di zucchero. Io lo lascio un attimo da parte, perché poi dopo lo andrò a infornare insieme al tortano. Mi ripulisco un attimino la base e iniziamo a preparare il tortano. Allora, vediamo qua, dice... Tesoro, non ti preoccupare, Nicolina. Ecco, Nicolina, non ti preoccupare perché domani posterò tutte le, entrambe le ricette, quindi non ti preoccupare. E poi comunque la diretta la andiamo a registrare, quindi la puoi vedere tranquillamente e scriverti le dosi. Ma domani io le posto, non ti preoccupare. Puoi ripetere la ricetta, grazie. Allora, la ricetta del panettone di zucchero procidano. 4 uova. 2 intere e 2 rossi, 400 g di zucchero, 1/4 di burro morbido a temperatura ambiente, pizzico di sale, metà bustina di lievito istantaneo per dolci. Poi ho messo una tazzina di strega, se a voi non piace potete mettere rum o un altro liquore che insomma gradite. E poi abbiamo aggiunto i primi 500 g di farina, abbiamo visto che era ancora un po' appiccicoso, ne abbiamo aggiunti altri 100. Con una manciata finale, insomma, siamo arrivati a 650 g di farina 00. L'abbiamo fatto il rotolino, il classico rotolino, insomma, la ciambella, messo in uno stampo da 26 cm imburrato e infarinato, poi l'andiamo ad infornare in forno ventilato, preriscaldato a 180 gradi per 50-60 minuti. Se la parte superiore si scurisse troppo, andiamo a coprire con carta alluminio. Ok? Ovviamente fate sempre la prova a stecchino, abbassate 10 gradi se vedete che si sta scurendo, arrivate insomma a 170 e ogni tanto andate a verificare se l'interno è cotto o ancora un po' insomma morbido, è bagnato.
perché si deve completamente asciugare. Detto questo, domani riposto completamente la ricetta e tutti i passaggi. Adesso passiamo al nostro tortano sugli e pepe, che poi ognuno ha una sua versione, io ho la ricetta di famiglia. E andiamo a prenderla qui sul diario di mia mamma, che è, eccola qui. Abbiamo fatto un primo passaggio per chi si fosse connesso adesso. Abbiamo fatto un lievitino, questa qui vedete, con un cubetto di lievito fresco, quindi 25 grammi, con un quarto di farina 00, un bicchiere misto tra metà acqua e metà latte e un cucchiaino di zucchero. L'abbiamo lasciato qui. Ovviamente, se voi avete un po' di tempo, lasciatelo mezz'ora. Io non lo farò, insomma, in mezz'ora, perché ci vorrà troppo tempo, ma poi mi rifarò nei tempi di lievitazione successivi. Allora, perché deve lievitare? Perché deve arrivare ai bordi dello stampo. Allora, che cosa andiamo a fare? Facciamo il secondo procedimento. Andiamo a prendere il nostro lievitino e lo versiamo qui. Lievitino che deve essere così, vedete? Corposo. Non deve essere liquido, quindi andiamo a prenderlo, vediamo se ce n'è un altro pochetto, e questo qui è fatto, ed eccolo qui, e lo lasciamo qui. A questo punto andiamo ad aggiungere pepe, perché il tortano sugni e pepe è fatto proprio con abbondante pepe. Ovviamente chi non se lo può permettere, non lo può mangiare, ne mette in dosi contenute giuste. Chi è? Claudia, grazie. Che sono? Innocenze, che cose che sono? Io vado, io abbondo di pepe. Non me ne vogliate, ma il pepe qua ci vuole. Poi che cosa facciamo? Aggiungiamo un po' di sale. Sale sempre, io dico a sentimento, fate voi. Vediamo chi. Allora, Nunzia, eccoti qua. Buonasera a te, cara. Mescoliamo e andiamo. Ciao Vince, buonasera. E andiamo ad aggiungere a questo punto la nostra sugna. 200 grammi di sugna. Allora, andiamo ad aggiungere 200 grammi. Vi ripeto, io poi domani vi posterò tutto, vi scriverò tutto. Questo è il tortano che faceva sia la nonna che mia mamma. Quindi comunque sono delle ricette di famiglia. Poi vi ripeto, ognuno ha, insomma, mette quello che vuole, lo fa come meglio crede. C'è chi lo fa solo con l'acqua, chi lo fa solo con, misto come lo faccio io, chi lo fa solo con latte, insomma, poi ognuno lo varia, però la base è quella. Mescoliamo e andiamo a questo punto ad aggiungere altri due bicchieri. Facciamo uno di latte e uno di acqua. Quindi, il mio bicchiere dove l'ho messo? Ah, eccolo qua. L'abbiamo tolto. Allora, un bicchiere di latte. E mettiamolo qua. E uno di acqua. E qui dobbiamo impastare con le mani. C'è poco da fare, che poi a me non dispiace. Allora, vediamo che stai facendo di bello. Il tortano, sì, cara Marica, sì, stiamo facendo il tortano, eh? Hai fuso orario diverso dal nostro. In che senso, Mario, c'è il fuso orario diverso dal nostro? Oh, mamma mia, che cos'è questo fuso orario diverso dal nostro? Come orario? Non lo so, non vedo, io non vedo, non lo vedo l'orario, Mario. Dopo, magari con la registrazione, lo rivedo. A questo punto, quindi, che cosa andiamo ad aggiungere? Il sale l'abbiamo messo e tutto. Andiamo a metterci metà dei salumi. Io qui ho mezzo chilo di salumi misti tra mortadella, salami, insomma, tutto quello che voi avete in casa da poter riciclare. E vado a metterne metà, perché l'altra metà mi servirà poi quando vado a stendere il rotolone. Quindi metà le mettiamo qua. Eccolo qua. E mescoliamo. Dopodiché qui dobbiamo aggiungerci la farina.
La farina più o meno sarà un chilo e qualcosa, ma la andiamo ad aggiungere poco per volta, come sempre. Allora, prendiamo il bicchiere, 200 grammi, 200 grammi, 400 abbiamo messo, io mescolo sempre con le mani e poi andiamo, orologio alle tue spalle, ah! L'orologio, no, l'orologio alle mie spalle non funziona più da anni ormai. Io pensavo a livello di orario qui sul telefono, no, no, non funziona più. Effettivamente, sì, siamo rimasti a mezzogiorno di chissà di quale giorno, è vero, è vero. Allora, tortano, sì, tesoro, ecco, stiamo facendo il tortano, mettiamo altri 200 e siamo a 6. Io ne vado a mettere altri 2 perché so che ci vorrà ancora farina. E siamo a 800 grammi di farina. Poi poco per volta noi andiamo a mettere, versiamo tutto sul piano di lavoro e andiamo ad aggiungere la farina lì. Quando l'impasto risulta a modo che non è più appiccicoso, finiamo, insomma, non mettiamo più farina. Qui dobbiamo metterne altra. Quindi siamo arrivati già al chilo. Dopodiché vado a mettere tutto sul piano di lavoro. Ciao Ilaria! Ilaria, ho letto bene? Sì, Ilaria. Postiamo tutto sul piano di lavoro che facciamo prima. Allora, su questo tortano, che appartiene alla famiglia del casatiello, solo che nel casatiello vanno messe le uova a pezzetti. Nel tortano invece, in questo caso, nel caso nostro, andiamo a mettere le uova in superficie. Vedete come stanno qui, se le riuscite a vedere. Vanno ad incastro nell'impasto e si dice appunto vanno ingabbiate. Perché vanno ingabbiate? Perché si fanno delle striscioline su, per chiudere, no? Delle striscioline che poi si rifanno a una forma di croce. Per cui anche qui c'è un simbolo cristiano, eh? Perché tutto si rifà appunto alla croce di Gesù, rappresenta proprio la croce di Gesù. Quindi il tortano ha questo simbolo profondo cristiano. Allora, io sto mentre parlo l'impasto, eh? Allora, ciao Graziella, buonasera a te. Allora, l'impasto deve risultare asciutto, eh? Mi raccomando, fatemi vedere chi ci sta più. I messaggi di qua scorrono, io veramente non li riesco a leggere. Vabbè, l'importante è che dopo vi saluto tutti quanti, non vi preoccupate. Allora, andiamo a impastare. Penso che ci vedete bene, no? Sì. Serenella, dove sei? Non ti sento oggi. Sì, tesoro, Marica. Ho visto che ci sei. Ho visto che ci sei. Qui metteteci un po' di forza e lavorate bene bene. Ripeto, chi ha il robot, io ce l'ho ma non lo uso, voi già sapete come la penso. Vado di mani, eccoti Anna Maria, ti vedo. Teresa, presente, non potevi mancare tu, ah, Tere, potevi mancare tu, Tere, non potevi mancare. A questo punto stendetelo con le mani, vedete, questo poi deve triplicare, deve essere veramente una cosa mastodontica, esageratamente gonfio, quindi deve crescere abbastanza. Ci vorranno 3 ore, eh? Poi dipende sempre dal vostro ambiente. Graziella, tesoro, un bacio a tua mamma, eh? Allora, impastiamo così e poi, meno male che di qua si vede benissimo, eh sì, a volte... Allora, mi sono messa di fronte perché abbiamo la possibilità, insomma, di parlare, di vederci e voi appunto vedete meglio il tutto, pure perché non andando ad infornare possiamo fare questa, insomma, questa operazione. Ciao bella, buonasera. Angela Coppola, anche tu ci sei. Allora, fatto questo, che cosa facciamo? Aggiungiamo un pochetto di sale. Noi già l'abbiamo aggiunto nell'impasto, però un pochetto ci sta. Pecorino, che abbiamo detto ci vuole, no? Eccolo qua. Fate voi, eh? Abbondate. Perché nel tortano più ci mettete, più ci trovate.
Poi ci mettiamo un pochetto di pepe all'interno. E questo pure è andato. E un pochetto di strutto con le mani. Lo andate a passare così. Vi faccio vedere. Invece di mettere l'uovo, ci mettiamo lo strutto. Stendete sempre così. Altro pochetto. Poi ci dobbiamo togliere però un pochetto di impasto, questo non ve lo dimenticate, la parte più asciutta prendo, perché dobbiamo fare le strisce sulle uova per decorare, quindi non vi dimenticate questo passaggio, non è la prima volta che mi dimentico, però finché non inforniamo possiamo farcela, possiamo sempre recuperarle. Facciamo quest'altro pochetto qua e poi mettiamo il restante dei salumi. Io mi sciacquo un attimo le mani però, perché sono tutte tra pepe e formaggio e non riesco un po' a sfogliare. Aspettate, che sono subito subito da voi. Allora, mettiamo i salumi, gli altri salumi e poi mettiamo anche, allora abbiamo detto ci sta, che cosa abbiamo lasciato qui? L'altra metà dei salumi, quindi andiamo a farcire. Io perché all'inizio dell'impasto ho aggiunto metà di questi salumi? Perché il tortano deve essere riempito in tutti i suoi lati. Se noi andassimo soltanto a metterlo al centro, poi magari qualche parte resterebbe vuota. E invece in questo modo, mettendolo prima nell'impasto e poi successivamente al centro, risulta bello, insomma, pieno di. Quindi andiamo a fare in questo modo a stendere. Ecco qua. E poi andiamo ad aggiungerci il formaggio piccante. Quantitativo fatelo voi. Io ne ho preso più o meno un quarto, tagliato a dadini. Ciao Enza, Lilli. Non metti salumi? Sì, tesoro, abbiamo messo i salumi. Ecco qua. Adesso che facciamo? Dobbiamo arrotolare. E mo dobbiamo arrotolare. Aspettate che vi faccio vedere. Arrotoliamo per bene. Arrotoliamo, chiudiamo, arrotoliamo, giriamo, arrotolate sempre, andate a chiudere bene i lati, così non fuoriesce nulla, eh? E io mi prendo lo stampo perché questa volta io nello stampo ci vado a mettere la sugna. Quindi andiamo a metterci la sugna, ungiamolo di sugna, Filomena, brava, oh casa del sì, Serena, è tu che dici? Io sono sempre, aspettate, queste scappano, dopo vi leggo, non riesco, scorrono velocemente, mandami una fetta, Gianni, sarai servito? Quindi imburriamo, in questo caso mettiamoci la sugna per bene e andiamo a metterci giusto un pochetto di farina. Classico, no? Come facciamo per imburrare e infarinare? Fatto questo, andiamo a stendere bene bene, portiamolo qui e chiudiamo. Ecco qua, cercate di premere un pochetto in modo che andiamo a livellarlo per bene, così crescerà in senso uguale in tutti i suoi lati. Ciao Enza, Rosa. E poi qui andiamo a metterci, io già le ho lavate queste, le uova crude sono, perché si cuoceranno insieme al tortano. Facciamo delle piccole fossette. Piano piano, così, posizioniamolo qua un altro qua, ok, questo poi dovrà crescere, quindi mi raccomando, deve fuoriuscire quasi dal bordo. Prendiamo questo pochetto di impasto che ho lasciato da parte, facciamoci
dei piccoli salsicciotti, delle piccole losanghette un po' più cicciotte e andiamo ad ingabbiare le nostre uova. Filomena, il dolce di zucchero è simile al casatiello dolce. Il casatiello dolce è quello che poi deve lievitare, questo invece non lo facciamo lievitare, perché questo qua lo mettiamo direttamente in forno. Però aspetto che questo qui cresce così in forno, sia il dolce che il salato. Però io qui già ho pronto, pronti i risultati, per cui vi faccio vedere adesso. Apriamo insieme sia il casatiello, diciamo, il tortano su ogni pepe, sia il panettone di zucchero. Facciamo così. Bene, bene. Premiamo bene, bene. E mettiamo. Ingabbiamo anche l'altra. Io aspetto il tuo pacchetto che l'ho assaggiato. Il pacchetto se ne è. Va bene. Faremo anche i pacchetti, dai, perché no? Sarebbe proprio una cosa simpatica, no? Ecco qua. Manco a farlo apposta, abbiamo fatto le striscioline. Ciao Annalisa, buonasera a te. Facciamo così. E l'altra strisciolina è fatta. Che cosa facciamo adesso? Andiamo semplicemente a completare con un pochetto di sugna a fiocchetti su. Ci mettiamo come se mettessimo il burro, ok? Pochetto, pochetto su, tanto poi in cottura si scioglierà e darà il giusto sapore. Veloce, veloce la favola. Eh sì, ma abbiamo visto, abbiamo fatto veloce, veloce. Il tempo adesso che deve comunque lievitare, mi sciacquo le mani, sono da solo, e deve comunque lievitare, dicevo, un 3 ore, perché poi dipende sempre dalla cucina, se è calda, dal vostro ambiente. Rosa, un bacio pure a te. Allora, fatto questo, mettiamo un pochetto di pepe, che ci sta, va bene, è giusto per completare un po' di sale. Ma niente di che. Quindi, che cosa abbiamo fatto? Allora, togliamoci tutte queste cosette perché vi faccio vedere il risultato poi finale. Allora, questo è il tortano da aspettare la lievitazione, va bene? Quindi ci vorranno 3 ore, poi dipende sempre dal vostro ambiente, come dicevo. Deve essere bello quasi ai bordi. Se non quasi che diciamo sta per fuoriuscire, e quindi andiamo ad infornarlo a 180 gradi per 30-35 minuti. Va bene? Fate sempre la prova a stecchino, ma in 35 minuti si cuoce che è una meraviglia. E quindi questo l'abbiamo fatto. Per quanto riguarda quest'altro, il panettone di zucchero, avete visto? L'abbiamo detto, l'abbiamo fatto anche all'inizio semplicemente. Eppure aspettiamo, non aspettiamo tempi di lievitazione, ma io aspetterò così vado ad infornarli insieme. Fatto questo e detto questo, mi tolgo queste cosette che penso che non mi serviranno più e vi faccio vedere il risultato finale di queste due bontà di Pasqua. Allora, ciao, grazie Antonella, grazie a te. Allora, mi ripulisco un attimo il tavolo così porto qui a posto. Allora, vi faccio vedere, e ve lo faccio vedere pure da vicino. Aspettate che adesso faccio il giro perché sto da dietro e riprendo sia il panettone di zucchero e poi ve lo faccio vedere e lo apriamo insieme. Riprendo il panettone di zucchero che è questo. Questo è il risultato. Vedete? Adesso ne apriamo una fetta e lo vediamo insieme. Questo è quello di zucchero. Poi abbiamo il nostro tortano su ugno e pepe. Io ci ho messo i coniglietti per decorare. Eccolo qua. Vedete le uova ingabbiate? Vedete quanto è alto? Adesso lo apriamo. Lo apriamo. Vediamo, vediamo. Allora, andiamo ad aprire prima il panettone di zucchero e poi rivengo da voi e vi faccio vedere. Allora, questo è il panettone di zucchero.
Adesso vengo da voi e vi faccio vedere. Allora, sei una genialità, sì, gioia. Aspettate, togliamo i coniglietti, vici, togliamo e abbiamo il tortano, sugno e pepe. Ah, che soddisfazione. Vado, Mamma mia. Vengo lì, Non vi muovete. Aspettate. Allora, questo mettiamolo qua e ve lo faccio vedere. Il tortano è che è una favola. Una favola. Io con questo, eccolo qua. Aspettate. Mamma mia, guardate qua. Ecco qua. Fate questa ricetta. Ma il risultato è questo. Vedete? Eccolo qua. Cotto. Questa parte qui bianca è il formaggio che abbiamo messo all'interno, quindi, guardate. E questo è il tortano, sugna e pepe, ricetta della mia famiglia. E adesso invece vi faccio vedere il panettone di zucchero della nonna, che è questo, che sa di strega. Guardate. Come si fa a dire di no? Ecco qua. Vedete? Eccolo qua. Lo faccio, no? Lo dovete fare. Questo è buonissimo. Allora. Aspettate. No, mi tolgo un attimo questo grembiule perché si è tutto sporcato. Poi vengo di là e vi saluto. Allora. Togliamoci questo. E vengo vicino a voi e vi saluto, così vi tengo un pochetto più vicino. Allora, grazie a tutti quanti voi, come avete visto, abbiamo realizzato insieme queste due ricette di Pasqua che sono veramente, ma veramente il top. Poi faremo la pastiera, giovedì non mancate che faremo la pastiera e poi faremo sicuramente un'altra ricetta, la pastiera per il dolce e il salato, poi vediamo insomma di fare qualche altra cosa di salato sempre inerente alla Pasqua, perché poi giovedì prossimo ci siamo. Allora, che dite, se mi raccomando, vedete la diretta, sempre come sempre, non ho visto le ricette, non ti preoccupare, io domani le posto sia le ricette che, ciao Patrizia, sia le ricette che il procedimento. Comunque la diretta va memorizzata in pagina, quindi non la perdete nel caso vorreste insomma rivedere quello che ho detto, che insomma nella spiegazione prendere il momento clou della diretta dove appunto io spiego le dosi delle ricette. Vediamo chi la pizza, chi è la pizza china pure buona. È vero? Allora, vediamo qua chi ci sta. Scusate, ma io inizio con il periodo delle allergie. Grazie a tutti quanti voi. Allora, che dire, mi raccomando, fate queste ricette, postatele sempre sotto i miei post e poi niente, ci vediamo domenica per un'altra diretta insieme, voi già lo sapete, e poi ci vediamo giovedì prossimo sempre per le ricette di Pasqua. Grazie di cuore a chi è stato con me, condividete la diretta e ci vediamo domenica. E poi volevo dire una cosa, apro e chiudo parentesi, sabato 9 aprile la mia isola verrà battezzata da Mattarella, Presidente Mattarella, come capitale della cultura italiana, quindi veramente un in bocca al lupo alla mia isola, siamo tutti in festa da giorni, è una cosa meravigliosa, veramente che possa emergere la mia isola, possa finalmente raggiungere la sua felicità, quello che merita, no? Perché veramente un'isola molto bella, mi raccomando venite a trovarci. Vi auguro una buona serata, un bacio a tutti quanti voi, ci vediamo domenica. Buona serata.